siamo a casa di Roberto Donatella in zona Malpensa e quindi praticamente qui sopra sorvolano gli aerei sempre. Quindi niente, stanotte staremo qui e vedremo se dormiremo o che cosa. Intanto vi faccio vedere già Marco e Roberto che sono al lavoro, vediamo cosa stanno facendo. Questo è il cinebasto nuovo. Ciao Roberto! Ciao! Sai che io stalkerizzo, sì, scusami. Sì, vai. Vai, fai come se fosse a casa tua. Ah, stai montando la piastra, amore? Mm-mm. Sei troppo preso per salutare i Felicini? Buongiorno Felicini! Oggi si lavora con mal di schiena. Questo è il cinebastino nuovo. Attenzione. Qua oggi deve stare attento come si muove, Abbiamo alzato praticamente il camper così tantissimo e abbiamo praticamente il baule a questo livello, ma che bello, non mi sembra vero. Anziché abbassarsi è tutto comodo qua, si apre tutto così. E poi vi faccio notare i cuni professionali, giustamente è casa loro, quindi questi cuni sono fissi, sono enormi. Sarebbe il sogno di tutti i camperisti, il problema è trasportarli. Andiamo a vedere Roberto, se è ancora sotto. Sì, vedete? Adesso non li disturbo perché sennò mi mandano quel paese. Io e Donatella siamo appena rientrati dalla spesa, siamo passati all'MD una scappata a prendere due cose che ci mancavano e niente, io poi nel frattempo ho fatto i biscottini, ve li faccio, no, non posso farveli vedere, aspettate, se riesco a farveli vedere da qua, vediamo. Comunque amore, aspetta che lo farò vedere i biscotti, guardate, vediamo se riesco a sfoggermi. Eccoli qua, le rose del deserto. Il contatto che abbiamo smontato il cinebasto vecchio, i cassetti, ci siamo accorti che praticamente perdeva l'acqua da sotto il boiler, nei raccordi del boiler. Ecco perché ogni tanto faceva pum la pompa, appena appena. Ogni 13-14 ore sentivi pum e non riuscivo a capire dove cacchio perdeva. Quindi quando succede così alla pompa, per quando sfiata così, perché c'è qualche perdita? Perché c'è qualche perdita da qualche parte. Solo che io ho guardato dappertutto e l'unico punto che mi mancava da guardare era appunto sotto il boiler. Già che ha smontato i cassetti per inserire il cinebasto, ho approfittato. Esatto. Infatti c'era una bella pozza là in fondo, in basso. Visto che bello il cinebastino nuovo? Molto carino. In fibra di carbonio cinese. Lo vediamo. Roberto, posso scendere con i tubicini? Aspetta un secondo solo. Sì? Ok. Non è più grande. Devono fare un briefing. Devono fare un briefing. Ah, per la mira che c'è sotto. Roberto ha richiesto un briefing, vediamo. Andiamo a vedere in cosa consiste questo briefing. Il smontato? Sì. Io gli darò una penna in alto qualche 3.000. Sì, va bene, dai, ok. Scusa. Cos'è che non hai, Roberto? Cos'è che non hai? Donatella? Sì. Se vuoi salutare Felicini? Ciao a tutti. Cosa c'è? Ma se riesco a avere la prolunga, fisso giù le... Guarda tu il cacciavite. Ce l'avevi in mezzo alle gambe, amore, scusami, io ti guardo in mezzo alle tue gambe. Ogni tanto dovresti guardare. No, ma prima mi hai chiesto dove è il cacciavite, ho guardato nella cassetta. Scusami, non ho pensato che fosse in mezzo alle tue gambe. Quindi niente viti per firmare il cinebasto, ma i maroni. Leggermente incazzato Marco, Ne avevo una. Allora, questo cosa? Mi manca il positivo. Qua. Sembra che è vicino al camino, Roberto, guarda da qua. Guarda la tela da qua. Sì. Non sembra luce, sembra fuoco. Esatto. Ora mi passi. Dimmi, cosa devo passare? Il nastro desolante. Con Bricola buongiorno, sono le 8 di mattina, abbiamo passato una notte, pensavamo peggio sinceramente, io non ho sentito nessun aereo passare, Marco qualcuno, però è andata tutto sommato molto bene. Vediamo gli uomini con cosa sono alle prese. Stavo dicendo ai combriccolini che abbiamo dormito abbastanza bene. Sì. Io non ho sentito niente. Allora io mi ero attaccato qua, a quel cavo qua. Sì, possiamo facilitarli così. Ah, qua si è scollata la presa. Ma guarda Roberto, che carrellino. No, non si è scollato Roberto, la Sara. Ma che bello sto carrellino con le ruote. Stavo raccontando che eravamo collegati alla colonnina Oginate, quindi abbiamo scollegato, io ho staccato la spina della colonnina,
Poi il cavo è rimasto sotto le ruote e ho detto: Marco, vai, vai! E non avevo staccato la presa dalla spina all'interno del camper, cioè sotto il camper, quindi poi si è strappata. E Marco, cacchio! Amore, segna il codice. Aspetta che vado a prendere il telefono. Che codice è? Vediamo se riesco a memorizzarlo. Andiamo a prendere il cellulare, che sto segnando la lista della spesa che dobbiamo fare al brico. Dicevi, kit chiave a cricchetto USAG, dimmi il codice. Allora, 237. Sì? 1/4. 1/4. AK. A. A. K. A. A. Te lo ripeto, 2371/4AKA. Esatto. Esatto. È piccolo. Guardate quel cricchetto qua com'è. Aspettate. Allora, praticamente si lavora sia così, sia quel manichetto qua, guarda. Tac, 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 si lavora sul cricchetto, guarda. Ma che figata, Roberto l'ha preso dove? A un brico? Oppure su Amazon? Non o è su internet? Sicuramente. No, non mi ricordo. No, penso su Amazon. Adesso io e Donatella andiamo a farci un giretto. Allora ci vediamo più tardi, vi facciamo vedere qualcosa di turbico. Ciao! Questo lo vedete in fondo, è il campanile da lontano. Sono le 9 della mattina, quindi dai, abbiamo fatto una bella colazione, adesso si va. Oh, scusate il fiatone, ma come potete vedere un po' di salita, Eccolo qua. Ma diceva Donatella che non si può visitare perché è abitato? Sì. Figata, vivere in un castello. Potrebbe essere un'alternativa di vita anche questa. Però direi un po' dispendiosa forse, no? Esatto. Non sono mai entrata, però... Adesso andiamo solo a vedere la vista comunque. Sì. Qua c'è l'altra torre. La scalinata, questa quando fanno i matrimoni rende, arriva la sposa dal basso, però beh, certo, sono tutte case, sono abitazioni, però in fondo si vedono i monti. E là quello stabilimento là così grande cos'è? Quando l'ingresso al cimitero, giusto? Sì. Se pensi al corteo funebre che passeggia qua per arrivare in direzione cimitero, è un po' triste, molto triste direi. Allora, questo è il monumento ai caduti ed è una cosa enorme, c'è una torre intera, che cannone. Ma guardate quanto muschio che c'è, qua è proprio esposto al nord, sì. Faceva notare Donatella, guardate appostati i piccioni, quindi non passeremo senz'altro sotto lì, Siamo ben lontani. Ai caduti di tutte le guerre. Vedete la scritta, non so se si nota. Oh, mi fido, passare sotto? Sì, vediamo cosa c'è dentro qua. E questo monumento... Ah, praticamente penso che sia la mamma che abbraccia, credo, non lo so, è il figlio caduto in guerra. Eccoci di ritorno, Marco, alzate i pannelli, giustamente così si sfrutta tutto il sole. Già sai in anteprima che funziona il cinebasto. E vai, grandi! Abbiamo il caldo! Ed è già tantissima roba! Bene, bene. Adesso configuriamo il telecomandino. Che è diverso da quello che avevamo prima, vero? Molto probabilmente questo tipo di cinebasso non ha la funzione per entrare nei parametri, per modificare i parametri. No, va niente. Bene. No problema, capo. No problema. Se questo apparecchio non ha la possibilità di impostare i parametri, non è un grossissimo problema, nel senso che i parametri servono se è configurato male e fuma. Quindi bisogna intervenire sulla correzione tra aria e carburante. Okay. Se è uscito dalla fabbrica che è accettabile come parametri, non fuma,
l'apparecchio va bene lo stesso. Potrebbe essere però che fa troppo caldo. In questo caso, anziché usarlo con il termostato in temperatura, lo usi con le impostazioni in frequenza, cioè a funzionamento costante. Questo okay. Segna H1, H2, H3 fino all'H6, tu arrivi a mettere l'1, il 2, il 3 e trovi la temperatura ideale. Ok, perfetto. Tutto lì. Okay. Se questo poi procura dei problemi e non riesci a risolvere, 20 euro, troviamo la scheda e il telecomando e si sostituiscono e okay. È finito. Il bello del cinebasso è questo. È questo. Okay, Marco vi spiega il bel lavoretto, non ero in grado. Vabbè, partendo da qua, dall'uscita del serbatoio del gasolio, abbiamo messo la sua ghiera originale col tubicino che esce qua, vedi? Sulla pompetta li mettiamo la sua scatoletta per silenziarla, vediamo la sua gradazione, vedi qua, poi segui. Ma questo rumore che si sente? È il cinebasso okay. Che si sta spegnendo. E poi sotto qua gli ho messo il filtro. Adesso fissiamo la spina che hai strappato tu. Ah, l'ha sistemato i grandi. Rifare la faccia, che non hanno visto. I disastri che fai te vanno sistemati sempre. E beh, fossi solo io che faccio disastri, cioè non ho capito. Vabbè, sorvoliamo.